Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo lanciato il nostro guanto di sfida contro Kilbane, ma diciamo che lui non l'ha presa seriamente, quindi pestaggio al Three Counts. Vieni qui. I want this car. Listen, you can't fight Kilbane. È per quello che dico che a Angel non gliene frega niente dei Saints. You don't know a wrist lock from a padlock. Vabbè. I think that's a little harsh. Trust me, I can do this. It's that important to you? Nothing is more important. Then I guess we have to make it happen. Go to the Three Count Casino then. Tranquillo, sono già qua. We can right a wrong. Va bene. Allora, aspettami 2 minuti che sto arrivando. Ah, che bel posto. Okay, so why are we here? Losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel. I can't steal it back. I need to earn it. È enorme Angel qua. No, è brutto. Come l'hanno... Allora, lo so che ho detto che molti volti non mi piacciono, e però alla fine sono fatti bene. Angel no. Angel non è fatto per niente bene. We tear this place apart until someone who knows what my mask is shows up. Like her. This is close enough. Whatever you say, mate. Certo che con questo fare distruzione è veramente facile. Have a nice day, mate. Forse anche fin troppo. Oh, mi sono colpito. E tra l'altro, guarda quanti bei dindini che mi riesco a prendere. Dov'è il direttore? Aspetta, vieni qui. Ehi, qualcuno mi copra? Where is Kilbane keeping my mask? Okay. Occhio. Behind the telecages. Va bene, bravo ragazzo, ti lascio vivere. Perché tanto questo posto diventerà mio, quindi meglio avere un direttore, no? I didn't think I was worthy enough to get it back. What changed? Meeting the Saints. Però la realtà è che sì, hai incontrato i Saints, ma non te ne frega niente, questa è la realtà. E io tra l'altro, quando ho fatto questa missione la prima volta, ho pensato adesso ci chiudono dentro. Come ripicca, proprio ci chiudono dentro perché siamo venuti qui a fare casino. Is this the real deal? I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go. Ma dai, ma c'è il pantalone rotto. Angel de la Muerte is reborn. Sì, sono io. Molto meglio con quella maschera. Not yet. It's time to send Kilbane a message. Start with those statues. Fine with me. I'm shut the door. Hey. Che cavolo. Certo che per ucciderlo tutti sti colpi. No, ma non mi uccidere, non mi sparare, ti raccomando. Stammi pure lì a guardare. Ti sembra che me ne freghi qualcosa che hai uno scudo umano? Per favore, per chi mi hai preso? Levatevi per favore. Ma vai via. Tu e il tuo stupido scudo umano. Che bella persona, che fai il dito medio. Aspetta. Dove siete? Oh, calmo. Carica. Ecco qui, addio alla statua. Addio al tizio. Corriamo di sopra così distruggiamo già quelle che sono sopra. Ve l'ho detto, queste armi qua non sono potenti, però sono esplosivi gratuiti alla fine. Ci vuole un po' per caricarlo e per renderlo potente, ma hey, l'importante è che non consumiamo munizioni alla fine, no? Dovrei averlo colpito, sì, direi proprio di sì. Alla fine sì, i soldi che prendi da ste macchinette non sono granché, ma fanno il loro lavoro. Ecco qua, ce ne manca solo una. Vediamo se... Ok, non mi sono fatto troppo male. Ecco qua, 2 in una volta sola. Da dove sei arrivato tu, gigantoide?
Ok, calmi tutti. Dov'è? Dovrei riuscire a colpirlo. E tra poco anche ad ucciderlo. Allora, calmo. Uccidiamo anche lui. Perfetto. Vediamo se riesco a rompere la statua. Vieni qua, bestione. Dai. Colpito. Sì, in realtà basterebbe che scappassi, però è questione di principio ucciderlo. È proprio questione di principio. Non voglio lasciare sti gigantoidi vivi. E ne ho uccisi giusti giusti 30, quindi ne è valsa assolutamente la pena. Allora, uno è sopra, andiamo subito ad ucciderlo. Ecco, fatto. Crepaci. Ora, vediamo. Morto. Ehi, da dove? Ma chi stai colpendo? Ah, quelli di là. Ecco fatto, allora. Dove sei? Colpito. Te l'ho detto, questo qui come cecchino alla fine fa il suo lavoro. Ed è arrivato un altro gigante che sta arrivando probabilmente da questa parte. Ehi là. Prevenzione. Oh, quanto è soddisfacente ucciderli con così pochi colpi questi. Vieni qua tu, che ti faccio un bel arrosto. Dove scappi? Credo che stia per morire tra poco. Ecco fatto. Arrostirli così è soddisfacente. E infine manchi solamente tu. Però aspetta un attimo che sto raccogliendo tutti i soldi che ho fatto cadere per terra. Dove sei? Dai, non scappare, forza. Ormai sei morto. Tanto vale morire bruciato, no? E anche questo casino ora è nostro. Pestaggio al tree count. $13,000, un po' pochi, e il tree count è disponibile come alloggio, la roccaforte, e ovviamente non abbiamo abbastanza soldi per potenziarla, giusto? Vediamo, ci servono $80,000 e $160,000 per potenziarli entrambi. Wow, vediamo. $30,000 a noi, siamo a 52. Va bene, direi di lasciarli da parte per comprare potenziamenti di qualche arma. Direi di aumentare il cecchino perché tanto alla fine so che lo uso in un modo o nell'altro, quindi ecco a te. Direi che con gli ultimi $22,000 che ci sono rimasti di potenziare, ecco qui, la flashbang che diventa la scoreggia in vaso. Voi vi chiederete perché la scoreggia in vaso? Perché ci serve in combo con questo per fare un obiettivo, diciamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.